Sul volto di Liliana, al momento del ritrovamento del suo cadavere, c'erano delle formiche cosiddette attive, cioè che si muovevano, però il corpo non presentava le tipiche lesioni da formiche. Ciò apre a due ipotesi: o Liliana era in quel posto da poco tempo, oppure la cute, avendo subito delle modifiche, tipo da raffreddamento termico, non era più attrattiva per questo tipo di insetti. Ecco quanto affermato in precedenza dall'entomologa forense Fabiola Giusti. L'entomologia è una branca delle scienze biologiche che si concentra sullo studio degli insetti. Giusti ha svolto una consulenza sul caso di Liliana Resinovic, una donna scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 in un boschetto a un chilometro dalla sua abitazione. Recentemente un altro entomologo forense, Stefano Banin, nominato dalla Procura di Trieste, ha effettuato rilievi nello stesso boschetto per misurare la temperatura dell'ambiente al momento del ritrovamento del cadavere di Liliana, avvenuto a metà gennaio 2022. Questo accertamento è di grande importanza per gli investigatori, poiché cercano di comprendere come il corpo di Liliana sia stato ben conservato, nonostante la morte fosse avvenuta 3 settimane prima. Inizialmente, il medico legale aveva indicato il decesso come avvenuto 2 o 3 giorni prima del ritrovamento, poiché il corpo non mostrava segni avanzati di decomposizione. Ciò, però, solleva ulteriori interrogativi su dove Liliana abbia trascorso quei 20 giorni, considerando che era priva di denaro, cellulare, documenti e vestiti di ricambio e nessuno l'ha avvistata in giro. Si attendono i risultati della nuova autopsia condotta dalla dottoressa Cristina Cattaneo entro l'estate, mentre proseguono le indagini, inclusi gli accertamenti entomologici e relativi alla temperatura. Il consulente Vanin ha dichiarato in merito: «Ho rilevato la temperatura per 7 giorni di fila. Ora confronterò i valori con quelli registrati dalle stazioni meteorologiche nei giorni in cui il cadavere della signora Resinovic era nel bosco». Vanin ha precedentemente applicato la stessa metodologia in altri casi noti. Tra questi figura quello di Melania Rea, assassinata dal marito Salvatore Parolisi il 18 aprile 2011. Anche il cadavere di Melania fu scoperto in un boschetto, nella provincia di Teramo. Secondo il professor Banin, la misurazione della temperatura ambientale riveste un ruolo cruciale nelle indagini forensi. Spiega: «All'epoca dell'omicidio di Melania Rea, era importante definire una finestra molto ristretta sulla data della morte. Questo metodo ha permesso di capire come si era trasformato il corpo e come si erano sviluppati gli insetti, e quindi ha consentito di stabilire il momento del decesso. Nel caso di Liliana, finora l'unico studio sugli insetti e la temperatura dell'area è stato condotto dalla Giusti, consulente legale dell'avvocato Nicodemo Gentile, che rappresenta Sergio Resinovic, fratello di Lilli. Come accennato, la procura sta procedendo con una seconda analisi. L'operato di Vanin non si esaurirà qui», afferma. «Dovrò analizzare anche i vestiti, perché delle risposte potrebbero arrivare anche da lì. Per determinare il tempo trascorso dal momento della morte fino al ritrovamento del cadavere nel bosco, è fondamentale esaminare la possibile presenza di insetti sui vestiti. Riguardo alle formiche sulla pelle, la dottoressa Giusti le ha osservate in alcuni video registrati poco dopo il ritrovamento del corpo. Da tali registrazioni emergeva chiaramente che le formiche si muovevano sulla pelle senza alimentarsi, evitando così di arrecare danni o lesioni cutanee. Questo è quanto ha spiegato la dottoressa Giusti. Dall'attività delle formiche emerge che Liliana si trovava in quel posto da poco tempo, perché non hanno lasciato lesioni. Gli insetti che si osservano sul corpo e sugli indumenti rappresentano i primi esemplari che hanno raggiunto il cadavere. A meno che, come accennato all'inizio, il corpo non sia stato congelato e poi abbandonato nel bosco poco prima del ritrovamento. Se il corpo fosse stato ancora ghiacciato, le formiche
potrebbero non averlo considerato appetibile. In conclusione, siamo ancora nel campo delle ipotesi. Ogni dettaglio contribuisce a completare il puzzle, ma l'impressione è che solo i risultati dell'autopsia potranno rispondere una volta per tutte alla domanda: Liliana si è suicidata o è stata assassinata?